ecco a voi la scuola Francesco Crispi. La nostra scuola è stata inaugurata il 21 aprile 1932 in occasione della festa del Natale di Roma. Tempo fa esisteva solo la scuola primaria e i suoi locali erano nell'attuale scuola media Bixio. Anni dopo è stato aggiunto il nostro edificio. Che dire, a vedersi dall'esterno è un pochino malconcia, sarà l'età, ma vi garantiamo che ha uno spirito ed energia da vendere. Negli ultimi anni sono stati effettuati lavori di ristrutturazione ed è diventata più bella, più sicura e più tecnologica. Benvenuti nella nostra mensa. Noi alunni della Crispi ci alterniamo in questi ambienti su tre turni con i bambini della scuola dell'infanzia statale comunale. Tutto qui è preparato al momento e con materia prima biologica. Durante il pranzo le inserventi gentili ci servono il cibo. Piatti e posate sono rigorosamente a basso impatto ambientale. Biblioteca dedicata a Giorgio Caproni, celebre poeta, maestro di questa scuola negli anni 60-70. È una grande sala arredata a misura di bambino, con tappeti colorati, salottini e tavoli componibili adatti per letture individuali, di gruppo e attività laboratoriali. Qualche anno fa è stata tinteggiata con colori vivaci e noi bambini abbiamo riciclato le scaffalature decorandole con pagine di vecchi fumetti. È qui che si svolgono la maggior parte delle nostre iniziative sulla lettura, in collaborazione con associazioni, scrittori e case editrici del territorio. Queste sono le locandine di alcune delle iniziative di promozione alla lettura a cui ci aderiamo e organizziamo. Libriamoci, io leggo perché, lasciami leggere e Monteverde che legge. Che dirvi allora? Shh, silenzio, qui si legge. La palestra della nostra scuola è un locale ampio, accogliente e luminoso, areggiata da grandi finestre. Arredata con grandi e piccoli attrezzi molto utili per gli allenamenti e i giochi. Ai lati più corti della palestra vi sono due canestri. Con essi si possono giocare divertenti partite e sfide a squadre. Da tanti anni la nostra scuola collabora con la CONI. Le insegnanti vengono affiancate da un tutor. L'insegnamento della religione nella nostra scuola è un'occasione di crescita personale. Infatti viene affrontata dando valore al credo di ciascuno. La religione, infatti, è un modo per scoprire se stessi, per scoprire l'altro e per scoprire l'oltre. La scuola è sempre attenta alle tematiche di attualità che vengono affrontate e argomentate durante le ore di alternativa, in continuità con gli argomenti trattati in classe. Diritti civili e umani, con riferimenti ai personaggi che hanno contribuito a cambiare la storia. Legalità ed educazione ad una cittadinanza attiva. Interculturalità e diversità come ricchezza. Le nostre aule sono fornite di lavagne multimediali di ultima generazione. Grazie a questa strumentazione sono molte le attività che riusciamo a svolgere,
trasformando il tempo a scuola in un'avventura coinvolgente. Il cortile della nostra scuola è un ambiente spazioso e accogliente in cui facciamo attività all'aria aperta. Nel nostro cortile socializziamo, giochiamo e condividiamo momenti di relax. Qualche anno fa, i muri del nostro cortile sono stati ridipinti e colorati in modo artistico. Grazie alla collaborazione dei genitori durante la giornata del decoro. Cos'altro dirvi? Vi aspettiamo nella nostra scuola.